mamma, sai perché mi batte il cuore su? Me gusta una muchacha, me gusta una muchacha. Hoy mamá, enamorado son. L'ho vista a Rancho Grande, l'ho vista a Rancho Grande. Mentre un dì andava a cavalcar. E bella me comprende, e bella me comprende. Hoy mamá, la voglio già sposa. Ah, 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 ah. Son Pedrito, ah, 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 ah. Il più dritto. Ah, 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 ah. Che marito. Ah, 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 ah. Serva per certificare che la puntata è quella autentica, registrata in tempo reale, carnascialesca. Ecco, non siamo in altre date, non siamo al 2 di novembre o cosa, ma siamo proprio a ridosso del carnevale. E già mi vedete in bella, bellissima compagnia. Vi presento, per quei pochi che non li conoscessero, abbiamo l'assessore allo sport, allo spettacolo di Gioiosa Ionica, Samuel Zenone. E poi abbiamo addirittura esagerato con sport, turismo e ambiente, Giuseppe Coluccio, Marina di Gioiosa Ionica. Ora capirete, ora vi spiego perché queste presenze. Andrea Tropea, di una associazione di Roccella Ionica, il borgo di Gioiosa Ionica, il borgo antico. E poi Adele Sidoti, che è stata qui la volta passata e starà qui con noi anche le volte prossime. Lei vuole tornare sempre perché lo fa, certo, con piacere, ormai. E noi con altrettanto piacere la ospitiamo, no? E il discorso è che parleremo del carnevale della settima edizione, sesta edizione del Carnevale del Torbido. Allora, cominciamo intanto con gli amministratori, vediamo il manifesto pure. Samuel, allora siamo pronti perché mancano poche ore o cosa per affidare il tutto? Sì, innanzitutto vorrei ringraziare Teremia che ci ospita questa sera e salutare tutti i telespettatori da casa. Sì, mancano, come hai detto tu, pochissime ore. Uh-huh. Il carnevale, la sesta edizione del Carnevale della Valle del Torbido è alle porte. Quest'anno, nonostante una serie di piccolissimi imprevisti, il carnevale si riuscirà nuovamente. Ci sono stati degli imprevisti logistici, e niente noi che mettiamo sempre un po' di pepe addosso alle cose, no? Che mettiamo il dito là o la mano nella ferita, vogliamo sapere un po' di aneddoti pure. Ecco, cosa è accaduto? No, non è successo campanili, litio, cosa? Non è successo niente di che, solo che siamo reduci di un'alluvione, come sappiamo. Nel mese scorso c'è stata un'alluvione qui nella nostra zona. Quindi io parlo principalmente per l'associazione Borgo Antico, ha avuto dei problemi per trovare una locazione per la costruzione dei carri allegorici. Uh-huh. Mentre negli altri anni c'era una struttura già non propria adibita, però molto favorevole per questa costruzione. Complimenti già da subito, passo subito alle conclusioni, perché mai come quest'anno c'è assenteismo, c'è silenzio. In molti luoghi, saranno per le risorse economiche venute meno cosa, però in Calabria, anche in Calabria, prendiamo l'esempio della Calabria, sono pochissime le città dove si fa festa, no? Si fa il carnevale. Quindi complimenti, perché voi, sì, un discorso d'assieme, e questa ha un'ulteriore valenza, perché crea le fusioni, crea l'assieme, crea l'abbattimento dei campanili. Questo è un ulteriore complimento che vi faccio. Allora, quindi, infatti, questo mi permetto di dire il nostro. No, la ringrazio per avermi interrotto, perché sappiamo come continuare. Questo è il nostro punto di forza, diciamo, sì. Perché noi come amministrazione, come Unione dei Comuni della Valle del Torbido, stiamo puntando molto su tantissimi servizi. E per noi di fare la manifestazione, cioè creare l'evento del carnevale, non è solo un evento di allegria, ma è anche una situazione di collaborazione che c'è fra i comuni della Valle del Torbido, in primis con i nostri cugini. Cosa ne pensa di Giuseppe Coluccio, di Marina Gioiosa Ionica? Vabbè, Giuseppe Coluccio, cosa penso? Prima penso che è un ottimo amico, anche perché ci siamo cresciuti insieme fin dai tempi della scuola. Un ottimo amministratore, sì. Come del resto tutta l'amministrazione comunale di Gioiosa Marina. Sì. Approfitto per salutare tutti. So che c'è molto impegno dietro, perché lo vivo in prima persona,
prima, e Giuseppe so che si sta dando da fare. Ora arrivo a Giuseppe, intanto mi rivolgo ad Adele, perché ecco qui sta appunto il contenzioso, perché so che hanno lavorato di più o quasi esclusivamente le donne piuttosto che gli uomini. Attenzione, attenzione, diciamolo questo. Sono è vero presidente di Proloco? Sono voci di corridoio, abbiamo lavorato uomini e donne, solamente sì. Che Gioiosa, mentre gli altri anni non aveva le donne al suo seguito, quest'anno ci ha imitato. Anche le donne a Gioiosa si sono rimboccate le maniche, come facciamo noi da tantissimi anni, e per cui sarà sicuramente qualcosa di più... Non vorrei che si arrivasse a questa festa con forme litigiose, no, bisogna essere tutti... sicuramente no, sicuramente no, perché abbiamo sempre lavorato in sintonia, con grande empatia, sia l'Associazione Borgo Antico che la Proloco per Gioiosa. Borgo Antico, Andrea, allora cominciamo, quanti carri abbiamo quest'anno? Allora, da Gioiosa fatti da noi sono circa 10-11 carri. Solo Gioiosa? Eh? Solo Gioiosa. Solo Gioiosa. E in tutto quanto sono? Fatemi capire. Una ventina. Una ventina in tutto. Allora, questo è un processo che parte quando? Cioè questo lavoro, quando si comincia a organizzare un carnevale e come? Allora, quest'anno... E cos'è la prima cosa che se no, fatemi capire per... Quest'anno... Cosa fa subito? Compra la colla, Come ha detto prima l'assessore, ci sono stati un po' di disagi per trovare il locale, quindi si è partito un po' tardi. In meno di 20 giorni noi abbiamo organizzato il tutto. Dove siete allocati? Dove è il vostro laboratorio? Siamo all'olificio sociale di Gioiosa Ionica. Vi siete arrangiati in qualche modo? Sì, ringraziamo. Allora, quando è iniziato il lavoro, Andrea? 20 giorni fa, dopo... Poco tempo fa? Pochi giorni dopo della festa di San Rocco, primo di febbraio. E allora, se sono pochi giorni per la preparazione, immagino che siano tante le persone che hanno lavorato, no? Quest'anno per fare prima possibile per essere pronti, perché fare questo numero di carri... Come diceva anche Adele, quest'anno abbiamo avuto un maggiore aiuto da parte di donne, bambini e anche persone esterne all'associazione, quindi siamo un'associazione che sta crescendo. E quindi praticamente in questi comuni che succede? Che cosa è successo in questi pomeriggi? Ognuno ha lasciato, magari la donna ha lasciato i lavori casalinghi, l'uomo un po' ha sacrificato la propria professione o cosa, e vi siete ritrovati in questi luoghi per preparare questi carri? Certo. È successo questo in questi giorni? Sì. È fantastico. Allora, Coluccio, come hai organizzato questo carnevale quest'anno? Il calendario. Allora, il calendario, prima di tutto ringrazio anche io Telemia per averci ospitati. La stima è reciproca, io l'ho pagato per dire quelle cose. No, la stima è reciproca. Guarda Pino, io prima di tutto devo ringraziare le due associazioni, cioè la Proloco di Marina di Gioiosa Ionica e l'Associazione Borgo Antico di Gioiosa, perché sì, come diceva lui, hanno lavorato 20 giorni, la Proloco anche un mesetto, quindi dietro una manifestazione da 2-3 ore c'è un lavoro di un mese dietro per la realizzazione dei carri, dei carri allegorici. E cosa dire, è una manifestazione che è la sesta edizione, che diciamo si è consolidata in particolar modo negli ultimi due anni, perché come diceva prima l'assessore Zenone, anche grazie all'Unione dei Comuni della Valle del Torbido. I primi anni non so se la facciamo il prossimo anno e poi la facciamo, la solidifichiamo e poi cosa parte un processo di miglioria, no? Sì, anno in anno. E siamo in questa fase ora. Sì, infatti, anche grazie a questa sinergia che si è creata tra i vari comuni. È consolidata con l'Unione dei Comuni, adesso stiamo vedendo. L'anno scorso è stato un successone. Quest'anno ci saranno ancora più carri, da quello che ho capito, ce ne saranno 3-4 in più, 5 in più, non lo so. Allora, diamo l'organizzazione, diamo un po' di orari, di giornate, eccetera, eccetera. Allora, sono 20, che non ricordo tutti io. Ah, abbiamo scelto la persona peggiore, forse. Sì, potevo dire per Marina. Potevo usare la Marina. Per Marina. Marina. Allora, a Marina sarà il 28 febbraio. Uh-huh. I carri partiranno, la sfilata dei carri allegorici partirà dal Parco Verde, di fronte al palazzetto dello sport di Fratelli Rosselli, alle ore 15. E si concluderà nella nuova piazza che abbiamo inaugurato da poco. Abbiamo da poco dato un nome, che è la piazza Ferrovia Calabro-Lucane, per il sorteggio della RIF. Sì, c'è stato una sorta di un referendum popolare o cosa. Sì, perfetto. E hanno partecipato altre associazioni? È anche ragione questa per coinvolgere altre associazioni del luogo, far un po' celebrare, festeggiare tutti quanti? Si parlava prima con Adele lo scorso turno di coinvolgere scuole di danza e quanti altri. Sì, abbiamo invitato le scuole di danza. Tutti quanti parteciperanno con entusiasmo. Abbiamo invitato altre associazioni, per cui ritengo che quelle disponibili
e ci saranno martedì 28. La Lados sicuramente darà il suo supporto come sempre. Quindi... Quali saranno questi carri? Cosa vedremo? Possiamo dare questa anticipazione così ai bimbi che stanno preparando per venire a Gioiosa, Marina e altri luoghi? Cosa vedremo? Come saranno fatti questi carri? Il tema dei carri è comunque quello caro ai bambini. Naturalmente i personaggi di Walt Disney sono quelli che più attirano, diciamo, e catturano l'attenzione dei più piccoli. Pertanto sicuramente Topolino, Alice nel Paese delle Meraviglie e qualche altra sorpresa che non voglio comunque anticipare. Giusto qualche cenno, questi cenni. Perfetto. Allora, Andrea, collaborazione. Allora. E poi andiamo al programma completo perché, insomma, Poluccio mi ha detto soltanto Maria Gioia Ionica, è stato di parte. Vabbè, dico al programma. Sì, iniziamo al programma? E l'evento inizia domenica 26 febbraio a Gioia Ionica alle ore 15 con la sfilata di carri allegorici e poi l'arrivo in piazza intorno alle 16.30 dove ci saranno spettacoli e animazioni a cura il 26, domenica. Dell'associazione Nemos Gruppo Orluns. Poi Grotteria il 27 febbraio alle ore 10 la sfilata di carri allegorici nel centro storico e poi alle ore 14.30 nella contrada Pirgo Dragoni a cura dell'associazione della Proloco di Grotteria. E poi per l'ultimo giorno, il 28, come diceva Coluccio, c'è la sfilata di carri a partire dalle ore 15 a Marina di Gioiosa Ionica. Quanti hanno collaborato e in che maniera, Andrea? Noi come Gioiosa tante associazioni ci hanno dato una mano, in primis la consulta dell'associazione di Gioiosa Ionica, che salutiamo il presidente Vincenzo Logozzo che si impegna per ogni manifestazione, per ogni cosa che facciamo. Poi c'è un'associazione di danza, Gioiosa Dance, giusto? Gioiosa Dance. Masci. Il Masci, gli scout di Gioiosa, poi c'è l'associazione Orizzonti e l'associazione Ecosol. Dai il microfono. E che hanno contribuito a dare una mano d'aiuto e il suo aiuto è stato veramente valido perché hanno accelerato i tempi di lavoro. Dato che ha il microfono in mani, posso fare un break non pubblicitario, attenzione, anzi il break lo faremo tra poco con la musica, il maestro Tano è già pronto per seguire un altro brano carnescialesco. Il campo sportivo, già che io mi occupo di sport, lo sa, no? Lunedì c'è tutto in campo, ma questo campo sportivo è pronto, non c'entra niente col carnevale. Anzi, speriamo che c'entri, nel senso che per carnevale possa essere pronto o cosa? Sì, diciamo che questo lungo sogno che da tanti anni gioiosani sognano, ben presto sarà realtà. Sì. È una cosa che non... Un sogno ma anche un calvario, perché... Sì, è stato un calvario, anche perché noi come amministrazione, da quando ci siamo insediati, abbiamo puntato molto sulla vicenda del campo sportivo e finalmente posso dire che siamo agli sgoccioli. Che significa? Che manca? Diciamo che nei giorni scorsi è stato fatto il sopralluogo. È stato fatto il sopralluogo da parte del CONI di Roma, dove sono state prescritte le dovute precauzioni e tutti i dovuti accorgimenti che ci dovevano essere, e mi pregio di dire che Gioiosa, a parte qualche piccola cosa da fare, che è rimasta indietro, per il resto Gioiosa devo dire che ha risposto molto bene. Approfitto per ringraziare... Però l'agibilità può esserci anche se non completa, però l'importante è che si giochi. Approfitto, sì, è vero, questo che tu dici è verissimo. Io dicevo, voglio approfittare per ringraziare le maestranze che ci hanno dato veramente una grande mano d'aiuto, a partire da tutte le associazioni sportive, dall'azienda, dall'impresa edile del signor Mazzaferro che si è impegnato tanto, tutti gli operai comunali, gli operai della cooperativa e di nuovo anche, dicevo, come ho già detto prima, le associazioni sportive. Quindi per capire meglio e per completare questo discorso che non c'entra con quello nostro precipuo, è questione adesso intanto di burocratica, burocratica, di sapere un po' il CONI quando dia questo placet, no, per l'utilizzo. Quindi adesso non c'entrate più nulla voi, ok? Sì, non c'entriamo più nulla, no, c'entriamo in parte. Noi dobbiamo fare ancora degli ultimi accorgimenti, dopodiché il CONI dovrà dare... Vi dice di fare alcune cose e nel momento in cui si mette a norma, si mette in regola... Infatti, però approfitto per tranquillizzare i gioiosani che la struttura è veramente all'avanguardia e manca pochissimo per far diventare questo sogno realtà. Fruibile. Allora, un po' di musica, maestro Tano, e poi torniamo alle ultime battute dei nostri ospiti. Stiamo parlando di
sesta edizione del Carnevale della Vallata del Torbido. Musica. A casa, Speedy Gonzales, devi lasciare quel bar e devi smettere di bere per scordarti di me. Tu m'hai lasciata sola a casa, tu m'hai lasciato perché ho tanto freddo e sono sola e tetto lacrima per me. Speedy Gonzales, ritorna da me, Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più. La 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 la. Nascondi il viso col sombrero e ti vergogni perché hai sulle labbra un altro bacio, mai baciato da me. Se torni incontro alle mie braccia, io ti perdono perché berremo insieme una tequila e brinderemo al nostro amore. Speedy Gonzales, ritorna da me, Speedy Gonzales, non lasciarmi mai più. La 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 la. Ma non parliamo di carnevale, ma parliamo di quello che poi compete al di là del carnevale. Andiamo a Pasqua addirittura. Esageriamo, andiamo a Pasquetta. Maria Giuseppe Ionica, che sta programmando? Perché so che tiene particolarmente la Pasquetta, a farla, a celebrarla. Guarda, ancora prima della Pasquetta c'è un'altra manifestazione. Ah, e quale? Perché abbiamo una manifestazione di un'associazione che si chiama Organizzamundi. Organizzamundi? Che si, che l'associazione si chiama Organizzamundi, la manifestazione è il piccolo feudo. Però non posso dire altro, altrimenti mi uccidono. Però, altre info non ne posso dire, però sulla Pasquetta. Sì, vabbè, ma ci lasci un attimino. No, non posso, non posso. Ma che tipo di manifestazione loro? Nemmeno? Posso dire solo dove si farà la manifestazione. Qui, sarà a Torre Galea. A Torre Galea, insomma, è un tipo di... Vabbè, ok, esatto. Andiamo alla Pasquetta. E poi a Pasquetta, come ogni anno, avremo la Pasquetta insieme. Noi, dentro il Parco Verde, sistemeremo dei tavoli e delle sedute per fare il classico picnic di Pasquetta. E poi ci sarà un gruppo che farà musica folcloristica. Ci sarà, quindi, certo, anche quest'anno, come ogni anno, farete la Pasquetta. Sì, 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 sì. Allora, che dobbiamo dire su questo carnevale? Cosa ci manca da dire? Adele, fai tu le domande. Faccio io le domande? Sì. No, io le domande no, più che altro devo ringraziare comunque l'amministrazione comunale anche per il supporto che ci dà durante la manifestazione, certo. Quindi il comando dei vigili, ringraziamo il comune per il patrocinio e quant'altro. Niente, sicuramente la manifestazione carnascialesca è una delle più attese in zona. Tra le più complesse, soprattutto per chi deve organizzare, per chi deve gestire comunque l'ordine i carri pubblico, e l'ordine pubblico, spazi, perché non è facile. Si riempiono le strade. Cioè, bisogna comunque tenere sempre sott'occhio certo. I bambini, perché è sempre una manifestazione con carri, certo. Comunque bisogna a stare attenti, infatti abbiamo chiesto la collaborazione della LADOS ma anche della Protezione Civile proprio per questo, perché bisogna vigilare, ordinare il pubblico, ecco. Molto bene. Assessore Samuel, il 2017 per quanto compete le sue competenze, come sarà articolato? Anche lei in termini di prospettiva cosa ci può anticipare? Allora, in termini di prospettiva posso anticipare che noi già ci stiamo attrezzando, stiamo già guardando alla stagione estiva. Stiamo cercando di organizzare qualcosa per la primavera.
E poi anche se è una cosa che a me non compete, però compete all'altro mio collega assessore. Però è molto interessato anche lei. Sì, siamo agli sgoccioli per la differenziata porta a porta, che finalmente gioiosa, penso che dopo tanti anni riesce a farla e a realizzare quest'altro piccolo sogno. Senti, io mi consento, approfitto, no, ce l'ho qui gli assessori, quindi se vado anche al di là mi perdoneranno gli ospiti che sono venuti qua a parlare solo esclusivamente di carnevale, e questo è un fatto importante, eclatante, insomma è una svolta incredibile per quanto riguarda anche la vostra comunità, no? Sì. E noi, anche perché bisogna trovare tantissimo, lei sa, no, avrà studiato a questo proposito sulle culture delle persone, che sono un cambio radicale. Infatti, ahimè, dispiace dirlo, ma giorno dopo giorno ci imbattiamo sempre contro l'inciviltà, mi permetto di chiamarlo così, perché nonostante gli sforzi che qualsiasi amministrazione, io non parlo solo di Gioiosa Ionica, ma penso che tutte le amministrazioni fanno quotidianamente, certo. Soprattutto nel rendere più pulito e più decoroso il proprio paese, ci ritroviamo in un'inciviltà dove molto diffusa, perché nel 2017 non si può pensare che ancora con il bidone della spazzatura vuoto c'è la persona che ti vada a lasciare il sacchetto dell'immondizia per strada. Quindi quando partirà a pieno regime la differenziata? Esattamente non abbiamo una data, siamo come ho detto, anche come anticipato poco fa, e poi si parte. Sì, siamo pronti anche perché dietro si parla tanto di differenziata, c'è qualcuno che quotidianamente sui social dice sempre a quando sta differenziata, a quando, però dietro alla raccolta differenziata, soprattutto se è gestita internamente, sì. Noi come amministrazione, cioè l'amministrazione FUDA, ha voluto internalizzare questo servizio sia per dare un maggiore servizio più efficace alla comunità e sia in risorse economiche. Dicevo, una data precisa non la sappiamo, però in tutti questi anni ci abbiamo lavorato molto, infatti penso che siamo uno dei pochissimi comuni della Ionica dove ha un centro di raccolta, dove finalmente il cittadino può conferire direttamente al centro di raccolta quasi qualsiasi tipo di rifiuto. Ma se di differenziata si vuol parlare, parliamo anche di quella di Marina di Gioiosa Ionica. Coluccio, cosa abbiamo in serbo? Allora, premettiamo che noi abbiamo, come Unione dei Comuni della Valle del Torbido, ricevuto un finanziamento da 30.000 euro per la progettazione della differenziata. Sì. E questo progetto è addirittura d'arrivo. E comunque credo che non riusciremo a farla tutti insieme come Unione dei Comuni, ma quantomeno riusciremo a farla Marina di Gioiosa Ionica e Gioiosa Ionica insieme. Ah. E sono convinto che riusciremo a partire già nel 2017 con la differenziata mista, sarà un sistema misto, sì. porta a porta di prossimità. Perfetto, quindi non sappiamo la data, ma ci siamo quasi. Ok, parentesi sulle Proloco, Adele, approfitto della tua presenza per parlare anche d'altro e dei vostri organismi, sono stati questi mesi, anni di metamorfosi, si è cambiato, elezioni, nomi nuovi, eccetera, eccetera. Che sinergie ci sono tra di voi? A livello di Sogin, tra Proloco c'è comunque una collaborazione reciproca, nel senso che se c'è bisogno di aiuto oppure di materiale ci aiutiamo a vicenda, scambiamo il materiale, ci diamo consigli in questo senso, anche perché ora le Proloco, parlo delle Proloco della zona della Locride, sì, con le quali io mi rapporto di più, e voglio dire, siamo sede di servizio civile, per cui gli scambi sono ormai quotidiani. E poi le Proloco della parte della zona della Locride fanno capo al consorzio della Riviera dei Gelsomini, per cui settimanalmente comunichiamo con loro anche per quanto riguarda le iniziative che ci sono in zona, perché viene stilato un calendario comune con tutte le manifestazioni che si svolgono lungo, diciamo, la fascia locridea.
Questo è il lato positivo, si dà occupazione, si dà lavoro anche a giovani. Il lato negativo, volendolo trovare, sforzandoci, è che si fa comunque ancora tanta fatica, no, per portare gente da queste parti. Sicuramente. Queste stagioni estive che piuttosto che allargarsi, noi facciamo battaglia ogni anno anche noi come media, eccetera, sì, eccetera, invece si assottigliano. Sicuramente sì, però voglio dire, sta a noi operatori turistici, diciamo così, pubblicizzare in modo positivo quelle che sono le nostre zone. Invece spesso sentiamo ai telegiornali, ai giornali, degradare sempre più le nostre coste, il nostro mare, le nostre spiagge, quando in realtà, facendo un confronto tra il mare della Locride e il mare, non voglio dire, di Rimini, di Riccione, c'è una grandissima differenza per quanto riguarda limpidezza e acque pulite. Questo è poi il discorso dei collegamenti, ecco, perché appunto, se non vediamo agio alle persone a raggiungere queste mete, l'arma migliore per attirare i turisti è una buona pubblicità ed anche, valorizzare, certo, quelle risorse architettoniche, culturali, naturali, ambientali che si trovano nella nostra zona. E noi sappiamo benissimo che soprattutto i paesi, certo, della fascia sullo Ionio hanno i collegamenti con la montagna, cioè in 5 minuti si è dal mare alla montagna e viceversa, per cui ce n'è per tutti i gusti. Mi hai anticipato le domande per chiudere anche con i nostri amministratori su che cosa punterete voi adesso nei prossimi anni a Marina di Gioiosa Ionica, perché sia Marina che Gioiosa ci sono eccellenze straordinarie, invidiabili un po' ovunque. Quali sono le eccellenze e su che cosa puntare a Marina? Allora, lei già mi faceva prima cenno a Torre Galea, che sarà protagonista, appunto, sì, vero? Sì, noi infatti la prossima, sì, iniziativa. Renderemo accessibile Torre Galea finalmente, perché Torre Galea non è mai stata resa accessibile. Poi abbiamo preso un finanziamento per Torre del Cavallaro, da 140.000 euro, che adesso si spenderanno per valorizzare Torre del Cavallaro. Sì. E poi, come l'anno scorso, che è quella a ridosso del lungomare Cristoforo, sì, Colombo. Sì. E poi vicino c'è il Teatro Greco-Romano. Sì. Dove noi già stiamo facendo delle serate di teatro in estate. Quindi però i fari sono stati spenti, in questi ultimi anni negli anni passati c'erano rassegne teatrali, ora un po' di meno. Quindi, abbiamo ricominciato quindi l'anno scorso. Mi sta dicendo, assessore, quindi lo scorso anno già qualche tappa, sì, importante, sì, sì, e anche quest'anno mi sta anche dicendo. Quest'anno faremo altre serate di teatro sempre nel Teatro Greco-Romano. Molto che bene. È molto suggestivo, con la Torre del Cavallaro come sfondo. Molto bene. Molto illuminato come conviene, eccetera, eccetera, sì, per renderlo, sì, anche quando non ci sono manifestazioni, comunque visitabile. Invece a Gioiosa Ionica, puntare su che cosa? Lì avete messo mano al centro storico, so, eh? Sì, noi da Natale scorso, Natale 2016, che abbiamo tra virgolette messo mani sul centro storico, nel senso che finalmente, dopo un lungo periodo di attesa, finalmente siamo riusciti ad avere un allaccio Enel che possa fornire parte del centro storico, e finalmente siamo riusciti a far riprendere l'attività al Teatro del Castello. Proprio sotto il Castello Aragonese di Gioiosa Ionica, sì, vicino, okay. Sotto il Castello Aragonese di Gioiosa Ionica si è istituito un teatro, infatti viene chiamato Teatro al Castello, dove questo teatro è sede di convegni, di manifestazioni e di meeting. Già, anche domani ce n'è uno, Arte e Vino, eh? Eccoci qua, bravissimo, sì. Vedo che tu già sai qualcosa, sì. No, anche perché sono diverse le iniziative che si infatti fanno, infatti c'è, quindi, stato anche uno recente, è stato un convegno su San Rocco, proprio, sì, il giorno di San Rocco, e poi sotto le festività natalizie ci sono stati concerto, altri, non solo concerti ma anche altre manifestazioni, dove, beh, la partecipazione, devo dire, è stata veramente tanta. Notevole, notevole. Ok, Andrea, allora diamo questi appuntamenti alla gente, uno spot così per chiudere per questo nuovo carnevale. Sesta edizione Carnevale della Valle del Torbido, 26 Gioiosa Ionica, 27 Grotteria e 28 febbraio a Marina di Gioiosa. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato con noi, gli sponsor, i partner, e vi invitiamo a partecipare. Tutti, a grandi e piccini, a partire da domenica 26, Gioiosa Ionica a partire dalle ore 15, mi raccomando. Bene, grazie ad Adele Sidoti. Sì. Io volevo non concludere. Non volevo concludere io, volevo solo anticipare una cosa. Cosa?
noi quest'anno, noi, diciamo, l'associazione Borgo Antico quest'anno ha lavorato molto in sinergia con il comune, più degli altri anni, e quest'anno si è creata una nuova formula, una nuova forma di costruzione dei carri allegorici. Cioè? Noi quest'anno, mi permetto di dire che ci sarà una sorpresa a Gioiosa, e anche se in minima parte, domenica durante la sfilata, nonché poi ci sarà lunedì a Grotteria e martedì a Gioiosa Marina, sì? Ci sarà un carro soltanto, perché il tempo è stato quello che è, quindi non ci sono stati tempi materiali per poter costruire diverse strutture, sì. Ci sarà un carro diverso da tutti gli altri, nonché noi, diciamo, lo... Questo come? È una sorpresa perché c'è stato un progetto, il futuro del nostro carnevale, perché noi stiamo puntando non solo sulla quantità dei carri, ma soprattutto sulla qualità, e quindi penso che noi da quest'anno, andando in avanti, possiamo promuovere un qualcosa, non perché la fa Gioiosa ma anche perché ci fa piacere che ci sia anche Gioiosa Marina e gli altri amici di Grotteria e di tutti i comuni dell'Unione della Valle del Torbido. Questa è un'altra curiosità, per cui anticipato solo questa cosa per invitare tutti quanti di venirci a trovare in questi 3 giorni di festività carnevalesche nei vari comuni, e di fare attenzione e notare questo piccolo assaggino, sì, questa piccola particolarità, perché da questa piccola particolarità penso che io il prossimo anno possa nascere qualcosa di veramente interessante, non solo in ambito carnevalesco, ma anche in ambito culturale. La curiosità nelle curiosità, è solo ragione in più per assistere a questa sesta edizione del Carnevale nella Vallata del Torbido. E poi per concludere, passare la parola, ringrazio tutto lo staff e tutte le associazioni, soprattutto del Borgo Antico. Un saluto a tutte le amministrazioni della Valle del Torbido e rinnovo l'invito di venirci a trovare in questi 3 giorni veramente interessanti e di tanto divertimento. Facciamo concludere anche a Coluccio. Giuseppe Coluccio, assessore. Per par condicio, vero? Per par condicio, sì. No, io invito anche a tutte e tre le giornate del carnevale. E voglio aggiungere che per me questa è una delle manifestazioni più belle che si fa durante l'anno. Perché quando si vedono i bambini felici e gioiosi, certo. Siamo felici tutti. Certo. Quindi mi raccomando, venite numerosi. Anche questa bella comunione tra comuni è una cosa straordinaria. Soprattutto portate i vostri bambini. Soprattutto, ok. Allora, Adele. Anche io... Una bella conclusione, via. Rinnovo l'invito, quindi vi aspettiamo in questi 3 giorni per festeggiare insieme il carnevale, e vi aspettiamo non solo da Gioiosa Marina e da Gioiosa Ionica, che ormai hanno una realtà consolidata, ma da tutti i paesi viciniori, quindi vi aspettiamo. E viva il carnevale, adesso proseguiamo con la musica, grazie, a domenica quindi. Va bene. Ho qui altri ospiti, proseguiamo, ma sono un attimino imbarazzato, sono con gli amici alla BC, cioè il maestro Costantino, ma è lui, sì. Renato Ritu. No, io pensavo fosse uno scherzo, perché Costantino lo conosciamo, è un buon tempone, però sul serio ci ha portato Renato Ritucci, che ringrazio, saluto, benvenuto. Grazie. Il grande maestro Renato Ritucci qui al nostro piacere. Talent. È un piacere. E si immagina il nostro, lei è abituato, no? Abituato ai salotti, abituato a incontrare big della canzone internazionale, e non soltanto, poi ci spiegherà che tipo di professione svolge, con quanti, però per noi, insomma, che siamo qui nel Nord Africa, ci vediamo, insomma, adesso qui politicamente scattano. Ok, poi abbiamo la nostra Erichetta, che abbiamo incontrato nel bel mezzo della piazza di Bovalino la volta passata. Bovalino, non Sanremo. Sanremo o Bovalino? Sanremo. Sbattiamo questo. Era Sanremo, su serio, Sanremo. Sembrava Bovalino. Era davvero Sanremo. Benissimo, allora mi dedico a voi per nulla, cioè faccio finta che non ci siate questa sera, invece c'è il maestro, perché mi devo dedicare a lui, perché non ho modo di averlo tutte le settimane, voi sì, purtroppo per fortuna. Maestro, lei svolge diverse attività. Sì. Per chi non la conoscesse, cioè il signore, quello del condominio vicino, ma pochi comunque che non la conoscono, insomma, pensano che sia soltanto vocal trainer, cioè allenatore di voci. Invece no, svolge altre professioni nella professione. Sì. Ci fa un elenco?
Sì, allora, io nasco come vocal coach e negli anni ho preso varie specializzazioni, tra cui e soprattutto quella del mental coaching. Sono un mental coach, cioè sì. Aiuto le persone, la semplifico così almeno anche a casa riescono a... Mental coach fa un lavaggio di cervello. Che presa così, che vista così, è molto interessante quello che dice, perché... Nell'immaginario collettivo sì. italiano, mettiamola sì. così, lavaggio del cervello è presa in forma assolutamente negativa. Ma ancora battuta, posso fare il video sul serio? Vabbè, ok. No, perché è molto intelligente l'assist sì. che mi ha passato, proprio perché sì. Lavare che cosa vuol dire in italiano? Nella linguistica italiana vuol dire pulire. Sì. E quindi sì, faccio il lavaggio del cervello, allora che nel senso che puliamo un pochino le convinzioni che magari limitano le persone nel raggiungimento dei propri, obiettivi. Nell'immaginario dei nostri ascoltatori, loro pensano che lei abbia a che fare soltanto con cantanti, e invece no, no. Con quante altre ho a che fare con artisti in genere, quindi in realtà di arte... possiamo parlare in tutti i campi, può essere il campo della musica, quindi il cantante, il musicista, può essere il ballerino nel mondo dello spettacolo, quindi prestazione anche sportiva. In realtà mi occupo anche delle persone comuni, oppure di manager, di aziende, queste cose. Ecco, sembrerebbe che il maestro sia qui per noi. Nulla apposta, allora, un attimino che vado a chiedere qualcosa, di così violando un po' la privacy. Lei è venuto qui, caro maestro, per incontrare gli amici dell'ABC, sì. Ma la fiducia trovata quale è stata? Cioè lei qui si fida, no, di Costantino e l'ABC, per quale ragione? Io sono assolutamente innamorato di Costantino, ascoltate. Di Costantino, di Enrica, di Dominique, sì. E dell'ABC in generale, perché a mio modo di vedere è una realtà che in Calabria mancava. Sono delle persone straordinarie, ma nel vero senso della parola. Contando di trovare che cosa? Contando di trovare in loro delle persone che realmente vogliano aiutare degli artisti ad emergere. In un mondo inesplorato. Assolutamente sì. La Calabria. Bene, adesso potete sentire voi, vengo così alzo anche un po' la voce. Benissimo, allora, maestro, tanto scusi, mi dedico un attimino, anche perché che non lo vedo da due giorni, nel senso, no, lui è stato a Sanremo. Quanto sei stato, com'è stata questa esperienza? Non l'avevamo chiesto la volta passata perché non c'era. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Sì. Perché sono con questo zainetto, con questa sacca? Ti ricordi che cosa mi hai picnic, chiesto? Che cosa? No, mi hai chiesto, tu portami qualcosa da... Da Sanremo io non ho trovato niente di... Non c'è nulla a Sanremo, no, c'erano tante cose belle, però non c'erano delle cose da poter valorizzare una figura così importante quale fosse una la tua. Una dei Filippi, anche in miniatura. E quindi no, non c'era bisogno, invece ti ho portato proprio questo, oh. Che rappresenta quello che è il nostro mondo, l'ABC, l'Accademia Musicale. Perché? Perché all'interno c'è anche un quaderno pentagrammato, dove noi diamo a tutti i nuovi iscritti. Sì. Oh, bene, e quindi io inizierei l'ABC praticamente per quanto riguarda la musica. E in più anche questa, che è la nostra penna. Sì. Oh, quindi questo è un pensiero. Fantastico, allora una consegna che insomma richiede un momento solenne, no? Vogliamo celebrare il maestro come nostra consuetudine con un brano, ecco, non dai paura come fa no, solitamente lei, ecco, ma comunque insomma anche che possa essere degna cornice a questo momento epico qui al nostro talent. Grazie, c'è il bacio pure, devo sentire il mio autore perché insomma, grazie. La musica parte? Che musica è questa, maestro? Io capisco che siamo a carnevale, però no, va bene, me la consegni che facciamo prima e facciamo meno brutte figure. Ci stava un balletto però, sì, sì. Righe, tu piuttosto cerca di tornare nei limiti di serietà concesse, dici un po' di appuntamenti importanti che competono l'ABC per le prossime giornate. Il prossimo appuntamento è proprio quello con Renato Ritucci, perché lui è venuto per presentare il suo libro e per introdurci a questo bellissimo mondo del coaching. Infatti, se vedi, sì, questo è il suo libro, appunto, dal titolo Coaching Art. Sì. Io l'ho letto e l'ho riletto, adesso ti spiego perché. Non è soltanto una lettura che richiede questa opera d'arte, mi permetto di chiamarla così, ma in realtà ti porta a metterti in gioco e anche ad esercitarti su
te stesso, mi correggerai ovviamente Renato, perché ci sono anche un po' di compitini da svolgere, nel senso che questo libro ti fa delle domande e tu devi anche lasciare andare delle cose, aprirti al massimo e rispondere. Quanto tempo? Per mettere nero su bianco. Okay. Guarda, io l'ho letto in 2 giorni, l'avevo accennato a Renato, e poi l'ho riletto più lentamente, sì, perché è qualcosa che deve comunque entrarti, non è una semplice lettura, ripeto. E la frase che mi ha colpito, che peraltro è sulla copertina, e vi ricordo che questo libro lo troverete anche domani, appunto alla presentazione del libro, e la frase che ha anche dato l'input al percorso che abbiamo iniziato come Accademia, sì, ovvero: lascia che crescano i sogni, quelli fanno solo bene. Lascia che i sogni ti crescano e crea la tua nuova realtà. Ed è questo che noi siamo partiti, per dare ai ragazzi il modo per riuscire a emergere, come già ti accennava Renato, perché un artista è creato a 360 gradi, quindi non è soltanto l'aspetto vocale, l'aspetto della presenza scenica, ma anzitutto deve credere in se stesso, quindi riuscire a conoscere le proprie potenzialità, metterle a frutto, abbandonare ciò che lo impedisce anche in questo, e riuscire a dire: ok, io sono qui e voglio farvi vedere ciò che sono e che diventerò. Hai fatto un discorso importante, la domanda è un'altra, ma la mettiamo comunque in freeze perché vediamo cosa c'è poi nel proseguo. Sì. Allora parliamo di questo soggiorno di Ritucci a Bovalino. Allora, Renato è appunto venuto a trovarci per presentare il libro, per fare un discorso introduttivo al coaching, che poi sarà un percorso che continuerà, perché ovviamente non ci accontenteremo di averlo soltanto per un fine settimana con noi, programmeremo degli impegni che non riguarderanno soltanto gli allievi dell'Accademia, perché oltre appunto l'invito esteso a tutti per la presentazione del libro, anche il percorso che inizieremo sarà aperto non soltanto ai soci ABC, ma anche ai professionisti in genere, a chiunque altro, ai genitori, a te, a tutti i nostri telespettatori, che possono venire ovviamente ad iniziare, ad iscriversi per iniziare questo percorso con Renato. La prossima settimana abbiamo un altro importante impegno: 1 e 2 marzo verrà a trovarci direttamente in Accademia il maestro Vince Tempera, e anche lì permettimi Un altro momento culminante, topico di questa nuova stagione. È un altro momento importante, anche perché è una conquista faticosa per noi, perché come abbiamo già detto tante volte, riuscire a portare direttamente da noi nomi importanti, non soltanto a livello così, ma voglio dire a livello proprio di valore, non è facile. Stiamo cercando di far crescere i nostri ragazzi e la nostra realtà anche in questo. L'uditorio è sempre più allargato, nel senso chiunque può partecipare, anche altre scuole, non siamo gelosi ovviamente, no, abbiamo esteso l'invito a tutti. Genere. Perfetto, è aperto a tutti. Sì. Poi ovviamente torneremo sulla faccenda, daremo orari e giornate precise. Ora io vorrei capire tutta una serie di cose, io dovrei stare qui a fare domande per 2 giorni, ma insomma le cose essenziali quelle sì. Che cos'è il coaching? Allora, il coaching è, come mi piace definirlo, la cassetta degli attrezzi di ogni persona, nel senso all'interno ci trovi degli strumenti che ti aiutano appunto a raggiungere in maniera, direi anche abbastanza sistematica, i propri obiettivi. Ad esempio? Che tipo di... Un martello, una chiave, un cavistello. Esatto, esatto. Troviamo oppure un salvagente. Oppure un canotto, o un martello, piuttosto che una chiave inglese. Qualsiasi cosa che possa servire ad ogni individuo, ed è proprio per questo che abbiamo aperto a tutti quanti, non soltanto agli artisti, la possibilità di accedere al coaching, perché con delle semplicissime domande si vanno ad eliminare veramente tantissime convinzioni che si hanno su determinati argomenti, magari dovute anche solo semplicemente alla nostra cultura, a come siamo cresciuti o a determinati pensieri che ci siamo... Ora, una domanda, però io prima vorrei prepararmi, io sto con la mano così, maestro Costantino, perché devo fare domande tecniche e la cosa è difficile, quindi se faccio qualche errore lei mi picchi la mano, così io mi fermo e ho quella di riserva pronta, magari eccetera eccetera. Maestro, per capire, ecco, se uno può cantare, lei che cos'è che osserva, che ascolta? Quali attenzioni presta? Allora, nel capo nel vocal coaching, visto che sono anche un vocal coach, curo la tecnica della persona. Così le mamme stanno subito in buona pace, quindi capiscono solo esatto. Nel momento in cui invece vogliamo andare a toccare la sfera del mental coaching, vado a gestire le convinzioni soprattutto che magari un ragazzo ha nei confronti, oppure importante, la gestione dello stato d'animo che tanti ragazzi hanno nel momento in cui devono fare una scaletta e salire su un palcoscenico
nel momento in cui devono cantare spesso vanno in ansia, ho visto persone svenire, ho visto persone darsi in ospedale malate, e spesso a volte la nostra testa ci porta anche ad ammalarci. Capisco. Proprio per queste cose. La mano qui sempre pronta. Inversamente proporzionale, chi non canta, non frequenta scuole, ma potrebbe avere caratteristiche e peculiarità giuste per poter fare il cantante o magari così svolgendo la vita normale tutti i giorni, canticchiando per strada, no? Sì, in realtà non credo. E può capire da solo se può essere la strada anche quella giusta del canto? Sì, ma in realtà non ci vuole per forza un mental coach in questo caso. Quello che dico io sempre è: se ti piace cantare, fallo. Sì. Fallo sempre, perché la musica ti porta sicuramente buon umore, quindi scoprire se hai delle qualità, vero, ti metti in mano ad un professionista, non per forza ad un mental coach. Il mental coach magari ti aiuta in altro. Cosa farai, ragazzi, qua a Bovalino? Della Locride, della Calabria? Con questi ragazzi stiamo mettendo a punto un bellissimo progettino che coinvolge appunto tutti gli artisti dell'Accademia, genitori compresi, oppure persone esterne che vogliano partecipare a questi piccoli eventi o questi piccoli incontri di formazione e di crescita personale. Quindi dalla gestione dello stato d'animo in avanti. Adesso c'è un'esibizione, ma non è la classica esibizione, perché è una sorta di esame di laurea, perché abbiamo il maestro Ritucci che ascolterà chi si esibisce ora. Ce lo vuoi presentare, sì, Erika? Presentarvi noi. Facciamo un piccolissimo break. Ma non vada via, senso, ci mancherebbe. No, abbiamo il bar vicino, però sto qui, rimanga più che volentieri e ascolti. Ci mancherebbe. Chi è Erika? Allora, vado a presentarvi Noemi Marte, anche lei fa parte della classe di canto appunto dell'Accademia Musicale ABC, guidata dal maestro Costantino Scaglione. Lei vi presenterà un bellissimo brano, capirete da soli di che cosa si tratta. Per voi Noemi Marte. I guess it's funny from where you stand in. Goes from over here and makes the joke. Clear the way for my crash and landing. I've done it again. I know the number for your notes. I'd be smiling if I wasn't so desperate. I'd be patient if I had the time. I could stop in this room while you questioned. As soon as I find out, I wake you more from the back of the line. So I'll be a clown. You're funny, I want you. If I saw me, I'll be a clown. When your favorite child of my life is a circle, circles, round in circles. I'm setting out tonight. I'd be less angry if it was my decision. And the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I've a time for this. I've a time for this soon as we. So I'll be a clown behind the glass. Go ahead and lie. Cause you're funny. I want you. If I saw me, I won't be a clown. When your favorite child of my life is a circle, circles, round in circles. I'm sailing out tonight. Romantic is my choice. It's simple. Romantic and I can end. So
so you can see me. I put makeup on my face, but there's no way you can feel it. It's from so far away. I'll be your clown behind the clown's camera. 'Cause you're funny and I want you. If I saw me, I'll be a clown. Your favorite channel, it's a circle, circles, round in circles. I'm sailing out tonight. Bravissima Noemi, io ne ho di aggettivi tutti benevoli nei suoi confronti, ma vorrei capire un po' all'interno della scuola quale ruolo occupa Noemi, Marte e Richetta. Noemi è una cantante molto molto brava, si impegna tantissimo, infatti lei ha partecipato a tutti gli stage che abbiamo fatto, anche l'ultimo tenutosi lo scorso weekend, sì, con il maestro Rosaria Buscemi. Si impegna tanto, cerca di prendere sul serio questa che è una sua passione e le auguriamo che un domani possa anche diventare una professione. Ci tiene tantissimo, quindi studia. E cerca di mettersi in gioco, cerca di migliorare, è sempre pronta a imparare qualcosa di nuovo, osserva tanto anche il suo maestro. Molto bene, molto brava. Io tornerei adesso a alcuni argomenti sviluppati nella prima parte di questo nostro incontro qui questa sera con i nostri ospiti, argomenti che abbiamo trattato frettolosamente, ad esempio quello della presenza di Costantino a Sanremo, che non è stata certo occasionale, estemporanea così, ma frutto di quale percorso? È proprio il percorso che stiamo facendo con Renato, proprio del coaching. Proprio con... Sì, sì. E grazie anche a lui che è spinto da questo percorso che stiamo facendo insieme, dove comunque mi sta aprendo un mondo, mi sta facendo capire determinate cose e soprattutto il valore interno che ognuno di noi possiede. E anche grazie ai miei ragazzi, perché con i miei ragazzi sto cercando di creare quella sintonia adatta e capace da poi spingerti o spingerci a fare qualcosa di importante. Sanremo è stata un'esperienza unica, che spero di poter rifare in diversi modi, magari ancora con un pizzico più di importanza di quello che è stato. Per me è stato già un passo molto importante, un gradino. Speriamo che insieme anche al lavoro che faremo insieme a Renato possa essere il secondo, il terzo, il quarto e via. Diciamo. Prima pure, velocemente, Ritucci, abbiamo parlato di stato mentale, no? Sì. Di un ragazzo. Ecco, mi spieghi meglio, lei quali attenzioni porge? Stavi parlando della gestione dello stato d'animo. Dello stato d'animo, ecco. Una cosa simpatica è che tante persone pensano: non sono capace di gestire il mio stato d'animo. In realtà, se ci pensiamo, loro stanno già gestendo uno stato d'animo, che può essere quello di ansia, per esempio. Sì. Magari un ragazzo, prima di salire sul palco, quando si provoca ansia, sta generando uno stato d'animo. Certo. Quindi vuol dire che mentalmente è capace di generare qualcosa. E tante persone dicono: io non sono capace, non riuscirò mai a generare uno stato d'animo positivo, che mi... magari quello della sicurezza. In realtà bastano forse 3-4 minuti per cambiare il proprio stato d'animo, anche in casi abbastanza limite. Enrique, perché Ritucci? Perché Ritucci? In realtà le spiegazioni sarebbero tante, ti dico soltanto una cosa: è diventato il nostro angelo custode. Perché? Perché ci ha consigliato tante cose che noi ignoravamo, o meglio, magari erano nascoste e non lo sapevamo. E lui è diventato il nostro consigliere, il nostro amico, il nostro mental coach, il nostro tutto, perché se sotto l'aspetto vocale c'è una preparazione importante, anche sotto l'aspetto psicologico, i nostri ragazzi devono arrivare sicuri e soprattutto tranquilli e sereni, e lui in questo non c'è nessuno. È maestro. E c'è una piccola frase del libro che vorrei citare, mi è rimasta impressa.
resta cuore, coraggio e cervello. E questa cosa mi è rimasta in mente perché sono le tre C che in realtà dovremmo tenere forse presenti, e da questo invito tutti a leggere il libro. È oggi invita, è andata benissimo la presentazione. E invita pure a domani, sì, perché sì. Riduce qui anche domani. Lui domenica. Rimarrà domani, quindi contattateci appunto anche tramite la nostra pagina Facebook, Accademia Musicale ABC. Renato è a vostra disposizione, un appuntamento con lui, vi garantisco, basta poco per sentirsi se stessi, forse stavo dicendo rinati, ma in realtà forse per trovare davvero se stessi, a me ha cambiato tanto, quindi lo consiglio. Ecco, prima dell'altra canzone facciamo un riassunto di quello che abbiamo detto finora. Lo fa il maestro Ritucci, però in questo senso, per essere mirati e concisi, per chi vuole cantare, deve badare a che cosa? Un po' comprendendo tutto quello che finora a tentoni abbiamo detto, perché ci sarebbero da dire infinità di cose, però solo a qualcosa abbiamo accennato. Sicuramente alla formazione. La formazione. Alla formazione sia vocale che artistica. Che artistica vuol dire anche, nel mio caso specifico, anche mentale. Nel senso, informatevi, il mio consiglio è proprio quello di continuare a formarvi e di informarvi su altri percorsi, che non sono magari soltanto quelli strettamente artistici, ma anche proprio alla formazione in generale. Magari ci sono delle cose nuove che possono migliorare le vostre prestazioni, non solo a livello canoro. Questo per chi vuole formarsi, ma per chi forma, maestro, io qui ho un vicino perché loro non devono ascoltare, o devono ascoltare insomma e non capire, invece i consigli che dà le scuole all'ABC? I consigli che do alle scuole sono esattamente quelli che stanno applicando, nel senso, io sono un esempio pratico, non si conosce questa materia, loro hanno capito che può servire ai ragazzi e la stanno attuando per primi su loro stessi. Più di così è... Più di così, per questa puntata aver ospitato Renato Ritucci. Grazie. Grazie maestro Costantino, con lei ci vediamo sempre ben volentieri. E vogliamo riascoltare Noemi? Io ci ho tanta voglia. E vi ricordo anche l'appuntamento prossimo dell'1 e il 2 marzo avremo con noi il maestro Vince Tempera. Noemi sarà una appunto delle stagiste, delle partecipanti appunto a questo stage, e stasera eseguirà per noi Clown. Noemi Marte! Follow my breath.
You're the ones that I love, and I'm saying goodbye. Oh, oh, say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would have followed you, yeah, yeah. And say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you. Prima di chiudere, abbiamo visto come celebriamo noi, come lo festeggiamo, come scendiamo per strada con quanti coriandoli, no? Celebriamo il nostro carnevale, ma perché non offrirvi un'immagine o delle immagini su come ancora oggi si svolge il carnevale, i migliori carnevali nel mondo. Andiamo, c'è un po' un giro della città, via! Bene, abbiamo finito anche per questa settimana, abbiamo sentito cantare i nostri giovani talenti, ci siamo intrattenuti con grandi personaggi del panorama musicale italiano, abbiamo sentito un po' di manifestazioni che sono in calendario per questo fine settimana e in particolare ora che siamo in chiusura, per chi se li avesse persi, all'inizio abbiamo avuto anche gli amministratori, i rappresentanti di Proloco, di associazioni che ci hanno parlato della sesta edizione del Carnevale nella Vallata del Torbido, ci rimandiamo a settimana prossima, finito il Carnevale, torniamo a interessarci ancora di più dei nostri giovani talentuosi in Calabria nel campo della musica e del ballo e adesso chiudiamo con qualcosa carnascialesca con il maestro Tano Magro. A sabato prossimo! Quando mamma ti l'ha fatto, quando mamma ti l'ha fatto, lo sapevo come facetto, lo sapevo come facetto. Impastasse carne bella, impastasse carne bella, tutto quello che mettete, tutto quello che mettete. Gente rosa incappucciata, dinta marte la miscata, latte rosa, rosa e latte di facetta in coppa fatta.
c'è bisogno zingara pandivina con c'è. Come da fatta mamma dall'usaggio meglio te.